Cari amici, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video di Ale lo Statale. Oggi vi porto a fare un giro in autostrada un po' diverso dal solito. Andiamo. Questo è il parcheggio di Villa Costanza, si trova tra le uscite di Firenze Impruneta e Firenze Scandicci. In questo parcheggio ci sono moltissimi posti auto e posti bus. È infatti l'autostazione di Firenze, dalla quale partono autobus di diverse autolinee con destinazioni italiane ed europee. A questo parcheggio è possibile accedere solo tramite l'autostrada e si ha la possibilità di lasciare il proprio mezzo pagando con il telepass e raggiungere il centro di Firenze in appena 22 minuti, l'ospedale o l'aeroporto in 40, grazie ai tram che qui fanno capolinea e che passano ogni 6-8 minuti. È inoltre possibile mangiare grazie al ristorante e usare i servizi igienici aperti H24 7 giorni su 7. Un vero gioiello, verrebbe da pensare, per chiunque passi di qui in autostrada, sia che vada verso nord che vada verso sud, perché quest'area di parcheggio è accessibile sia per chi viene da Bologna sia per chi viene da Firenze Sud. E invece no, non è così, perché automobilisti e camperisti sì, ci si possono fermare anche per fare un fine settimana col camper, perché no? Ci sono laggiù, li avete visti, i posti apposta per i camper. E invece non è così per tutti, perché i camionisti qui non ci possono entrare. Qui infatti vige il divieto di accesso per i mezzi superiori alle 3,5 tonnellate. Ci può stare, no? Direte voi. Alla fine l'ho detto io prima, questa è l'autostazione di Firenze, qui partano e arrivano i pullman, quindi è pensata più per il turismo che non per i camionisti. Vero, è per questo che per i camionisti c'è un altro parcheggio. Andiamo a vedere. Allora, questa è l'area di parcheggio adibita ai mezzi pesanti ma anche ai mezzi leggeri, infatti di là ci sono i posti auto, io ho parcheggiato lì e come potete vedere è un parcheggio senza alcun tipo di servizio, né igienico né di ristorazione, e qui non è difficile trovare anche autisti che fanno il riposo minimo settimanale di 24 ore in cabina e sono costretti a rimanere qui. Io vorrei sapere cosa sarebbe costato creare una passerella anche pedonale che da qui andasse al parcheggio che vi ho fatto vedere poco fa, per dare la possibilità anche ai camionisti, volendo, di, perché no, prendere anche il tram e andare a fare un giro a Firenze durante la sosta del settimanale, o anche semplicemente poter andare a usare dei bagni decenti e andare a mangiare un buon piatto di pasta o una buona bistecca magari al ristorante che vi ho fatto vedere prima. Questo è veramente un peccato. Qui ci sono questi piccoli alberelli che ovviamente non fanno nemmeno ombra per tutti, e d'estate qui fa veramente tanto tanto caldo. E se pensate che questo sia l'unico esempio in zona, beh, vi sbagliate di grosso. Allora, quella che vedete qui dietro alle mie spalle
è un'area di parcheggio che hanno costruito, stanno costruendo, presente tra Firenze Nord e Firenze Scandicci, accessibile da entrambe le carreggiate dell'autostrada del Sole, e è, al momento è solo una semplice distesa di cemento con disegnati sopra i posti per i mezzi pesanti e anche per i mezzi leggeri, e finita lì. È un'area di parcheggio senza nessun tipo di servizio, né di ristoro né di igiene personale, diciamo, non sono presenti né i bagni al momento. Io spero che prima che questa area di parcheggio venga aperta al pubblico, perché al momento non lo è, vengano implementati almeno i bagni, perché vi assicuro che quando sarà a pieno regime qui la sera sarà sempre pieno. Perché? Perché questa è l'unica altra area di parcheggio abbastanza grande, perché c'è anche quella più piccola però che vi ho fatto vedere prima, tra Firenze Nord e l'area di servizio Chianti, che è dopo Firenze Sud, quindi sono più di 30 km di distanza. A Firenze Nord è vero che ci sono ben tre aree di servizio, una accessibile da dalla direzione nord, una dalla direzione sud e una dove è presente anche un albergo, dove si può, volendo, anche fare inversione di marcia per tornare verso nord, va bene? Però quelle sono piccole e infatti ora sono strapiene di mezzi pesanti la sera, sempre. Quindi vi assicuro che qui ci sarà veramente tanta gente e i bagni dovrebbero essere implementati per forza, perché ricordiamo che chi verrà a fare la pausa qua, i camionisti che verranno a fare la pausa qua, prima di essere camionisti sono persone e come tutte le persone hanno bisogno anche durante la notte di bagni efficienti e perché no magari anche di docce per potersi dare una bella lavata dopo una lunga e dura giornata di lavoro prima di mettersi a dormire nella cuccetta del camion e ripartire poi da qui per andare a consegnare le merci che tutti noi usiamo giornalmente. Se verso sud la prima area di servizio utile con servizi è l'area di servizio Chianti, appena dopo Firenze Sud, verso nord dobbiamo aspettare di arrivare all'area di servizio Aglio, ben oltre Barberino di Mugello, a meno che non riusciamo a trovare un posto in un parcheggio di uno dei ristoranti presenti all'uscita proprio di Barberino. Allora amici, per questo video molto molto diverso dal solito è tutto. Spero che vi sia piaciuto, se così fosse lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanella, così tutte le volte che carico qualche video vi arriverà una notifica. Buona strada a tutti, ciao!